Buongiorno a tutti, siamo alla prima puntata del podcast Vivere senza gas, dove si vuole una casa al 100% indipendente dai combustibili fossili, quindi una casa al 100% elettrica. Io sono Luigi De Luca, gestisco diversi tecnici sulla penisola italiana e sono l'amministratore di un gruppo Facebook che si chiama Possessore di pompe di calore per riscaldamento in Italia. Assieme a me c'è il più grande divulgatore sul tema delle pompe di calore, l'ingegner Samuele Trento. Se lo vuoi seguire, iscriviti al suo canale YouTube che si chiama proprio Ingegnere Samuele Trento. Samuele, quanti iscritti hai al momento? Ciao Luigi. Beh, sì, siamo oltre gli 11.000 e in aumento anche tutte le settimane, assolutamente. Sono in tanti che voglio saperne di più su come riscaldare casa senza gas, gasolio GPL e avere una casa 100% elettrica. Puoi dare dei riferimenti alle persone su come cercarti in modo da far sì che così possano addentrarsi nel mondo? Sì, assolutamente, si possono seguire tutti gli episodi di questa serie sul mio canale YouTube direttamente, c'è la playlist che si chiama proprio Vivere senza gas. Per entrarci cerca su YouTube Inge Samuele Trento e iscriviti, ma metteremo anche il link nella descrizione di questo episodio. Inoltre ogni episodio della serie sarà anche disponibile sul formato podcast su tutte le piattaforme più famose. Il canale Vivere senza gas infatti è su Spreaker, è su Spotify, è su Apple Podcast, è su Google Podcast e così via. Ottimo, ottima iniziativa, Sam. Ascolta, ti faccio subito una domanda, così rompiamo subito il ghiaccio. Ok? Se io volessi staccarmi dal gas, la mia prima domanda è: quanto realmente consumerò con una pompa di calore per riscaldarmi l'abitazione? Sì, praticamente questa domanda me la fanno tutti i giorni, me la faranno due o tre persone al giorno. Infatti il riscaldamento elettrico inquina molto meno del riscaldamento a gas, però le persone si chiedono ma quanto consumeranno di corrente, no? Questa è forse la domanda chiave. Esatto, no? Infatti la domanda che solitamente anche nel nostro gruppo ci fanno in tanti, no? È soprattutto quanto spenderò per scaldarmi. Realmente è così, le persone spesso si chiedono solo quanto spendono, ma non quanto inquinano, no? E questa credo che sia una tematica anche abbastanza importante, quella da prendere in mano, no? Che è il discorso dell'inquinamento, oltre che quello del costo. Ora però ti faccio una domanda un pochino più semplice, in modo che così le persone possano già mettersi un pochino, no? In testa come sono fatte le pompe di calore. Ci spieghi più o meno tecnicamente come è fatta una pompa di calore aria acqua, che è quella che conosciamo di più, diciamo. Sì, beh, considera che è una specie di caldaia, quindi va al posto della caldaia in centrale termica, alla quale però deve aggiungersi anche un accumulo di acqua sanitaria, perché non viene prodotta acqua calda sanitaria istantanea, quindi abbiamo la necessità di accumularla dentro un boiler. E a questo si aggiunge anche un'unità esterna. Quindi la pompa di calore aria acqua è composta da una parte all'interno della casa, che sostituisce proprio la caldaia, togli la caldaia e metti questa, un boiler di acqua sanitaria e una macchina esterna da mettere tipicamente in giardino piuttosto che sul marciapiede o in altri posti giusto comodi fuori di casa. Ok, quindi diciamo che ci sono diversi elementi che compongono l'impianto, no? E quindi se io volessi sapere quanto consumo realmente con una pompa di calore al giorno, come faccio a capire se mi conviene realmente passare ad un generatore del genere? Sì, allora, se ce l'hai già, ovviamente è fondamentale avere un monitoraggio dei consumi, quindi avere una macchina, una pompa di calore che abbia già al suo interno la possibilità di vedere il consumo giorno per giorno. Sembra così scontato, no? È come comprare un'automobile con il contagiri, però purtroppo ad oggi non è così scontato trovare pompe di calore che hanno anche la possibilità di vedere quanto consumano. Se invece stai affrontando per la prima volta questo progetto, questa possibilità di staccarti dal gas, si parte da un principio fondamentale che è il fabbisogno energetico della tua abitazione, cioè quanta energia ha bisogno la tua abitazione per essere riscaldata. E da lì si parte con l'analisi delle murature, delle finestre, del tetto, del pavimento. Dopo, una volta calcolato il fabbisogno di energia termica, quindi quanto calore hai bisogno per riscaldare la tua casa, lo si trasforma in energia elettrica e da lì capisci i consumi. E come si trasforma? Attraverso il COP o COP, a seconda di come lo vogliamo chiamare, che è questo fattore che moltiplica per X volte l'energia elettrica che gli viene data alla pompa di calore. Più alto è questo COP,
e più la pompa di calore performante e meno energia elettrica consumerà, ovviamente. Ed è qui che proprio nasce la differenza tra una pompa di calore professionale e una pompa di calore commerciale. Tipicamente siamo abituati a vedere delle pompe di calore aria-acqua che assomigliano a dei condizionatori trasformati, e se vai a vedere le schede tecniche, il COP di queste macchine è piuttosto basso rispetto a quelle professionali. Quindi di base consumeranno molto di più rispetto a una pompa di calore fatta bene, costruita apposta per riscaldare casa. Ovviamente il consumo di energia elettrica vale a seconda anche della località in cui ci troviamo, perché un conto è riscaldare a Belluno e un altro conto è riscaldare a Catanzaro. E quindi il fabbisogno termico dell'edificio e il consumo elettrico della pompa di calore dipenderà anche dalla zona climatica di dove si trova l'abitazione. In alcuni casi può venirci d'aiuto la legge 10, se c'è, però purtroppo sono rari i casi in cui troviamo già una legge 10, ovvero è un documento redatto da un termotecnico, da un professionista, in cui ti dice chiaramente il fabbisogno termico per la tua casa. Molto importante, se uno ce l'ha già, è un primo passo già fatto e molto sicuro. Beh, guarda, io vedo centinaia di casi di tutto l'anno, no? E ho in mente l'altro giorno che mi ha contattato, mi ha scritto una recensione a un cliente contentissimo che prima aveva una caldaia a pellet e che però consumava 3-4 sacchi al giorno di pellet. Era stanco di star lì a caricare ogni volta il pellet, pulire la caldaia tutti i giorni, pulire la canna fumaria, stoccare il pellet in garage, ed è passato alla pompa di calore. È contentissimo perché non ha il fotovoltaico e sta consumando meno di prima. E quando nell'idea, nella testa delle persone, c'è che il pellet è la cosa più economica in assoluto, invece no. Questo cliente, infatti puoi trovare la recensione tranquillamente su Google, è soddisfattissimo. E poi c'è un cliente contentissimo perché ha trasformato tutta la sua casa in 100% elettrica, un cliente della zona di Treviso, ha acquistato poi il piano induzione, ha fatto il fotovoltaico, ha riscaldamento completamente elettrico e anche lui sta consumando 20-25 kWh al giorno, che se fai due calcoli stiamo parlando di 5, 6, 7 euro al giorno per riscaldare casa, al nord Italia, non siamo al sud Italia. E con questo mi aggancio anche al tema del fotovoltaico, faremo un episodio dedicato, no, alla pompa di calore abbinata al fotovoltaico. E non è obbligatorio, nel senso che con la pompa di calore comunque risparmi, però è un giusto matrimonio. Mentre quello che andremo a vedere nel prossimo podcast, andremo ad analizzare come è possibile riscaldare con la pompa di calore anche una vecchia casa senza grandi interventi, quindi senza dover fare per forza il cappotto o altri interventi molto importanti. Cosa che credo che sia una delle informazioni più importanti, no? Perché in Italia ci ricordiamo che siamo una delle poche nazioni dove ancora l'efficienza energetica, quindi cappotti e cose del genere, non sono cose che attualmente abbiamo tutti sulle abitazioni, anzi, sono più le case vecchie che quelle nuove. Beh, Samuele, direi che hai dato una bella infarinatura, hai dato diversi spunti sul quale poter riflettere. Direi che per questa puntata possiamo salutare i nostri amici. Potrai seguire tutti gli episodi di questa serie su YouTube attraverso il sito di Samuele Trento, che si chiama ing.samueletrento, e potrai trovare tutti i podcast su tutte le piattaforme più importanti, come Google Podcast, Apple Podcast, e inoltre avrai la possibilità di seguire il nostro sito, che è www.viveresenzagas.it. Con questo vi saluto e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao Samuele. Ciao, a presto.